Come diventare un DJ ricco e famoso? Ricco e famoso. E che ne so io? Bene, ora con questa battutaccia ci siamo levati tutti gli ansiosi, quelli che vogliono le risposte nei primi 20 secondi e vogliono le formule facili. In realtà il tema lo vogliamo raccontare in maniera approfondita, seriamente, anche perché è un argomento di cui si sente parlare fin troppo spesso. Lo chiedono in tantissimi a me, come si fa, se è possibile, e ne parleremo anche in maniera più specifica di come riuscire a fare il DJ nel 2023. Però tanti proprio usano l'espressione ricco e famoso su quanti soldi girano intorno a chi fa il DJ, ma soprattutto mi viene in mente di fare questo video perché è uno degli argomenti che viene chiesto più spesso a quelli che sono veramente ricchi e famosi, o comunque famosi. Ai DJ più importanti viene chiesto com'è possibile diventare conosciuti facendo questa vita, questo lavoro. E allora cerchiamo di parlarne insieme, a partire anche di quello che sono andato a sentire nelle varie masterclass online e offline in Italia e a giro per l'Europa. Il primo punto di cui parlare sono i soldi. Ora, ne ho già fatto un video specifico anni fa ed è un argomento di cui possiamo anche riprenderlo in considerazione. Tanti pensano che ci sia alla base una questione di soldi e questo in parte può essere anche vero. Se invece di investire 20-30 anni della tua vita, centinaia di migliaia di euro per comprare la tua casa, decidessi di investirli in un progetto di questo tipo e per qualche motivo va anche bene, è evidente che te ne potresti comprare chissà quante di case e quindi magari spendere 100 o 200 mila euro per la propria carriera può essere un investimento molto saggio. Ora, il problema è che questi soldi o bisogna averli o bisogna avere qualcuno che te li dà perché crede in te ed è difficile riuscire a farseli dare dalla banca dicendo io ho un progetto di diventare un grande artista, un grande DJ. Diciamo che nessuna banca ti darebbe così, anche sulla base di un buon business plan. Cosa voglio dire? Tanti pensano che per fare questa vita ad alti livelli bisogna avere tanti soldi, oppure bisogna investire tanti soldi. Questo è un concetto secondo me sbagliato, perché se è vero che chi è riuscito investendo bene i propri soldi a saltare certe tappe ad arrivare ad altissimi livelli, a promuoversi come si deve, è pur vero, sono tantissimi quelli di cui non si hanno notizia che hanno speso ben di più di un appartamento inutilmente perché non sono riusciti. Dall'altra parte ci sono persone che dal loro piccolo, piccolissimo, semplicemente con il proprio lavoro e magari un semplice computer dal quale fare musica e riuscire a proporsi al mondo sono riusciti a tirar fuori una carriera interessante. Quindi diciamolo subito, i soldi non sono né necessari né sufficienti per avere una carriera ad alti livelli. E questo è il primo punto. Allora cerchiamo di considerare quali sono gli altri aspetti legati al tipo di persona e di personaggio. Nel corso della pandemia sono veramente venuti fuori tantissimi videocorsi da parte di chiunque, soprattutto da parte di personaggi affermati, perché è normale, non essendo più in giro per il mondo, ma essendo costretti a casa, tanti hanno cercato di mettere a frutto la propria esperienza per comunicare con i giovani aspiranti emergenti DJ e soprattutto per dare i loro segreti in qualche modo, magari impacchettati per benino. È evidente che il corso fatto e sponsorizzato da un grande nome ha molto più appeal di quello di un qualsiasi signor nessuno. Però dobbiamo anche capire a cosa può servire seguire un percorso di questo tipo. Intanto bisogna vedere chi è questa persona, questo personaggio e come è arrivato lì. Intanto ci sono dei percorsi che non sono replicabili, semplicemente perché sono già stati fatti. Se una persona è riuscito a tramite il SoundCloud ad arrivare ad un grande artista e tramite il suo remix riuscire a farsi una carriera, ad un nome, adesso il SoundCloud è un mercato estremamente saturo ed è molto difficile che qualcuno riesca a farsi notare semplicemente da lì. E questo è un esempio su tantissimi.
Cercare di replicare la strada di qualcuno che è già passato esattamente da lì può non essere la soluzione migliore, semplicemente perché saranno già in tanti a provarci solo per questo risultato certo di questa persona in questione. Così come non si può fare riferimento a chi ha vissuto un'epoca completamente diversa, chi ha avuto successo negli anni 90 lo ha fatto tramite un certo modo, un certo percorso, chi ha avuto successo nei primi anni 2000, chi ha avuto un successo negli anni 2010. Quindi è importante cercare di capire chi è oggi che arriva da un momento all'altro, che storia ha, perché riesce a farsi notare, in che modo, e capire se quella strada fa per noi. Metto un altro aspetto importante, è quello legato alla popolarità. Adesso tutti si pensa che essere sui social sia la strada migliore, anzi se non l'unica strada percorribile. Che ne so, è il momento di TikTok da qualche anno, allora i DJ sbarcano su TikTok. In realtà bisogna vedere quali DJ funzionano su TikTok e perché. Se sei una persona che ha una certa età e non fai musica per 15 anni, molto probabilmente TikTok non è lo spazio giusto per te, oppure per un certo tipo di musica. Se sei un DJ techno e ti piace la techno, non so quali siano i DJ che sono riusciti, grazie a TikTok, a farsi un nome e una reputazione. E quindi anche considerare il genere di riferimento al quale corrispondono degli spazi di riferimento. C'è un altro aspetto, ultimo e più importante, che riguarda la personalità. Perché per diventare il DJ del momento bisogna anche vedere che tipo sei, quanti anni hai e perché potresti essere tu il DJ del momento. La logica perversa che c'è dietro al famoso X Factor ha senso, perché è un fattore X abbastanza inconoscibile, intraducibile e soprattutto inspiegabile, che però rende quella persona, o meglio quel personaggio, funzionale. E questo è un aspetto fondamentale se si vuole in qualche modo avere una carriera di alto o altissimo profilo. Non tutti sono in grado di essere lì ad alti livelli. Bisogna avere veramente il personaggio giusto, bisogna essere nel momento giusto, bisogna essere adatti a coloro quali si vuole intercettare. Quindi magari se hai già quasi 40 anni, molto probabilmente è improbabile tu riesca ad arrivare subito in vetta e riuscire a parlare a quelli che di anni ne hanno 18. Ma l'età è soltanto un esempio su tantissimi quelli che sono i fattori potenziali per un successo di questo tipo. E molto probabilmente non è raggiungibile, però di contro bisogna rendersi conto di quello che è il mercato. E il mercato, se in vetta, se nei primi top 20 ci sono tanti DJ che guadagnano molti milioni di euro all'anno, significa che a cascata ci sono molte migliaia di DJ che riescono a sostenersi anche in maniera agiata facendo questa vita qui. E allora è bene dare un'occhiata in maniera intelligente a quelle che sono le potenzialità che il settore offre, perché magari non può succedere nel tuo bacino d'utenza limitato, nelle tue vicinanze, che ci siano tante persone che riescono a vivere comodamente facendo questa vita qui. Però allargando il raggio sia come riferimenti musicali, ma anche semplicemente riuscendo a girare di più intorno nel fare serate o quant'altro, potresti riuscire. E allora un modo veramente intelligente di poter pensare di attaccare il mercato è quello di studiarlo e di capire quali sono le potenzialità del settore, dove si può guadagnare, dove invece è magari una vetrina che offre visibilità, ma nel senso buono del termine, e cercare in qualche modo di farsi largo in un settore che comunque è molto agguerrito e ci sono persone che da tantissimi anni cercano ancora, se vogliamo, con difficoltà di farsi strada, di farsi largo, anche a scapito delle persone che appunto con la loro passione potrebbero essere delle facili prede da sfruttare. E quindi cercare di approfondire quelle che sono le dinamiche particolari e uniche di questo settore potrebbe aiutare, ed è anche uno degli obiettivi di questo canale. Il discorso è molto ampio e serve più che altro per anticipare tutta una serie di temi di cui parleremo specificatamente nel corso di questa stagione.
Tanti vogliono tutto e subito, tanti vogliono le soluzioni a portata di mano, tanti vogliono coloro i quali li indicano la strada da seguire pedissequamente per arrivare a un certo obiettivo che poi è fine a se stesso, il diventare ricco e famoso facendo qualcosa, semplicemente un modo per inseguire la popolarità, i trend, quello che funziona al momento e appiccicarsi un modello addosso solo perché funziona in questo specifico attimo. Come avrai intuito, non è questo il mio metodo e molto probabilmente se ti interessa diventare ricco e famoso, questo è il primo e unico video che vedrai qua. Però se ti interessa seguire un certo percorso e capire quella che è la strada per potersi affermare come DJ, come produttore e in qualche modo seguire tutta una serie di consigli da parte di chi lavora stabilmente e efficacemente nel settore, ti direi di iscriverti al canale e di continuare a seguirmi qui su Essere DJ Oggi e soprattutto fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Alla prossima!